Siamo la coppia, quindi saremo anche ipocriti a non esserne consci. Magari sarà bello che ci conoscano con questa canzone, con questo tipo di sensazione, però poi vadano a scoprire che ci sono dietro due musicisti, insomma, due persone che scrivono canzoni. È una scommessa e boh, va così, dai, noi ci stiamo divertendo. Poi dopo se piace, bene, se no va bene lo stesso. Adrenalinico, siamo ancora insomma un po' sballottati, sì. Il brano è pensato forse proprio per carburare pian piano, a volte magari i brani con una ritmica subito a fuoco magari ti stancano prima. Noi speriamo che questo brano qua a chi piaccia poi arrivi e veramente poi lo accompagni anche verso l'estate, perché in realtà ha dei colori anche abbastanza estivi. Quello che vorremmo noi, da noi stessi di base, è non sapere mai che cosa aspetteremo da noi stessi. Finiamo una canzone, ah ma questa è troppo comacose, ok, basta, via, buttata via. Adesso impera tutto ciò che è urban. Tanti artisti, no, che magari prima erano più pop o più rock, insomma si stanno approcciando tanto a questo urban, e noi che forse siamo stati anche un po' tra i primi a abbracciare un po' il crossover tra i generi eccetera eccetera, ci siamo stancati, onestamente vogliamo essere stupiti. Ecco, questa è la cosa che ci manca tanto, e quindi abbiamo detto proviamo noi a stupire il pubblico, a stupire anche chi ci segue, ce la rischiamo. È una scommessa e boh, va così, dai, noi ci stiamo divertendo, poi dopo se piace bene, se no va bene lo stesso. Guarda, noi solitamente abbiamo questo approccio, cioè cominciamo a buttare tante cose sul tavolo per poi cominciare a togliere e alla fine rimanere solo con la cosa più semplice. È la stessa cosa che poi facciamo anche con le canzoni, è proprio il nostro modo di fare. Abbiamo detto no, così è troppo trash, così è troppo kitsch, così è troppo too much, no? Questo non ce lo fanno fare, questo non si può portare. Poi c'era il Covid, quindi ulteriormente difficilissimo. Abbiamo detto boh, guardiamoci negli occhi, vada come vada, e alla fine questa cosa poi è arrivata nella sua semplicità, quindi siamo contenti. Va da sé che noi siamo la quota coppia e quindi saremo anche ipocriti a non esserne consci. Non è che la cavalchi una roba perché sei furbo, la cavalchi perché è vera sta cosa, siamo la coppia. Però sì, ci spiacerebbe uscire solo con quella nomea, con quella sensazione, perché in realtà noi siamo musicisti e penso che l'80% del nostro repertorio non parli questa lingua, no, dell'estremo romanticismo eccetera eccetera. Magari sarà bello che ci conoscano con questa canzone, con questo tipo di sensazione, però poi vadano a scoprire che ci sono dietro due musicisti, insomma due persone che scrivono canzoni. Abbiamo scritto le canzoni con la chitarra e col pianoforte, fondamentalmente è successa questa cosa qua, e quindi l'arrangiamento poi arriva successivamente. C'è tanto cantato, io praticamente ho smesso di rappare, abbiamo cercato di sfinare un po' tutto, e quindi è un disco diverso. Credo che Fiamme negli occhi sia la sfumatura più leggera, e il disco appunto viaggia su due binari, però pende più dall'altra parte, forse quella dell'intensità, della ricerca interiore eccetera eccetera.